Siete pronti a vedere il bullismo? Si inizia con Nova. Alfa. Ah, ragazzi. Ci prendiamo un Delta così per il meme. Come il deck solitario mi hanno pagato. Poi attivo Alfa. Scarto Delta o scarto Zeta? Non cambia un cazzo, vero? Vai, proviamo. Provo da solo. Magari mando tutto a puttane. Si aggiunge Ben 10. Attivo Zeta. Scarto Ben 10. Uga, no, non so che. No, ok, così. E voilà. Aggiungiamo in mano la fata. Eccolo qua. Divinatrice. Vabbè, ragazzi, devi imparare a memoria. Avete presente tipo le poesie a scuola? La stessa cosa. Attiviamo questa. Tanto prima o poi va attivata. Vabbè, non cambiava tanto. Ok, sì. Poco male. Non serve. Vabbè, tanto era lì. Poi, evoco Divinatrice. Attivo Divinatrice e scarto l'araldo bianco. Prima Xyz. Ah, mocca, ho sbagliato. Ok, attivo. Qua ci prendiamo in mano. Posso prendermi in mano già l'araldo della fine ultima? Per non perdere tempo. Oppure un altro Ben 10 ci prendiamo. Volendo sì, Ben 10. Poi evochi Ben 10. Non conviene Ben... Va bene, va bene. Allora, qua facciamo beta. Ubeta. Qua non penso faccia una gran differenza chi uso, dico bene. Ha senso usarne tre? Forse da due, non conviene fare il terzo. Usane due, ok. Qua. Attivo. Mando una carta da letto, ando al deck e al cimitero. E mando... Chi mando al cimitero? Gamma. E via Gamma. Adesso evoco Gamma, mandando al cimitero Ben 10. Ok. Ok. Attivo. È ora dell'araldone, sì. Do andata. Giusto, bisogna fare prima Beatrice, importante. L'uno vale l'altro qua. Uff. Beatrice. 1, 2. Voilà. Beatrice and let's go. Così mandiamo al cimitero Eva. Adesso attivo Beatrice. Dipendendo non altro, quindi ha senso... Vabbè, via. E mandiamo al cimitero Eva. Attiviamo. Bandiamo 1 e 2. Non cambia cosa stacchi, sì, ho notato in effetti. 1 e 2. È ora dell'araldo? Attivo. E ce la riprendiamo in mano. E adesso facciamo il cazzo duro. Ecco qua. Non conosce il mazzo, l'avrebbe già quittato. Penso anch'io. Grazie, Prova a Poluca. fare il 10KFANTASMATRUCC. Sì, vabbè, bello lo spelling. Quali delle tante cose possiamo fare qui? Possiamo fare tutto. Possiamo fare un Union Carrier. Possiamo fare, no, Pollosa, Mascherena, Mascherena, ok. Faccio uno, faccio due. Ecco, mascherina. Basta, finito, ragazzi. O posso evocare anche Delta? No, Gamma, qual è questo? Delta. Pesco una carta con questo. Però, sti cazzi, cioè, penso di aver già vinto. Prego, gioca. Poveretto. Bene. Carta coperta. F in chat per J. Freeman. Con me il lato oscuro è estremamente facile. Ma ha senso usare mascherina adesso? No, serve un cazzo. Posso attivare questo e mandare giù un'altra Eva. Però non... Cioè, qual è la differenza usarlo adesso e dopo? Lo faccio, lo faccio! Io lo faccio! Ecco qua. Togli due carte al deck e più possibilità di pescare carte buone. Perché quali sono le carte brutte del deck? Adesso evochiamo quell'altro da 4.000, va bene. Puoi anche negare la mamma, sì. Effettivamente, sì. L'uno vale l'altro. Boh, ma io potrei mettere tutti in attacco, cioè non può far nulla il ragazzo. Era giusto per umiliarlo un pochino. Gli faccio questo. Uno e due. Cacciagli un Acescold. Eh sì. Io non penso neanche serva questo. Era giusto per fare sta cosa qua. Lui sta ancora pensando e che dice, come faccio a vincere sto game? Aspettiamo il momento giusto. Sera Rick. Ecco qua. Ah, 4.000 adesso, cos'è? Ha alzato il costo? Ah beh, perché c'è quello più grosso qua. Ecco qua. Ho fatto bene. Cosa? Salve. Poveraccio, porca troia. Uaboku? No, 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 no.
Ecco qua. E mo sono cazzi tuoi. Porca puttana. L'access code link 4. L'access code qua bisogna pagare per farlo, eh. Zeus non mi sembra una buona idea, ragazzi, da fare. Farebbe molto ridere. Ecco qua, via. Facciamo pure questo, ragazzi. Pure questo. Umiliazione totale. Attivo. Che questo mi servirà mai nella vita. Questa. Via. Ah, c'ho 1000 carte da attivare. Non ho ancora finito, cosa credi? Ecco qua. Distruggo tutto! Tutto, cazzo! Tutto distruggo! Basta, è già morto. Non ho ancora finito! Ecco. Ah! Ah! È finita! Distruggo tutto! Non puoi giocare, non puoi giocare perché io gioco Drytron e tu non sei niente. Ah, basta, annichilito, umiliato, sotterrato. Ti sei divertito, giocatore di merda di Yu-Gi-Oh, che hai pensato, che bello Yu-Gi-Oh, che bello questo gioco. È 15 anni che non gioco Yu-Gi-Oh, chissà se è bello come una volta. Beccati il Drytron, pezzo di merda, tu vuoi divertirti? No, questo è Yu-Gi-Oh nel 2022. Ecco, Nami, è bello, perdere utenza nel vostro gioco di merda. Un'altra, andiamo a far quittare un'altra persona a questo gioco. Ecco, ragazzi, vi ricordo che sto giocando Drytron perché mi hanno pagato per farlo. Allora, Drytron Nova già ce l'ho, però potrei attivarla per prendere Meteonis. Vai, così. Con Drytron Nova evochiamo non Alpha, dico bene. Alpha lo evochiamo dopo. Facciamo così, prendiamo Z. Lo facciamo così e ci prendiamo Alpha. Pussa via. Attivo. Eccolo qua. Attivo Z. Aggiungiamo un mostro alla mano. E visto che ho già questo, cosa posso prendere? Posso prendere un altro Ben 10. Questa già ce l'ho. Una Eva? Ben 10 forse è meglio riprendere. Poi qua. Facciamo questo. Attivo l'effetto. Questa che cazzo faceva? La carta Drytron al deck al cimitero. Ok, ci mandiamo Gamma o Delta. Aspetta. Mostro Drytron o mostro rituale. Evoca Gamma. Bene, via Gamma. Attivo Gamma e scarto altro Ben 10. Ma la come facisse? Cioè, una volta che la fai 3 o 4 volte hai imparato. E ci prendiamo un altro Ben 10 dal mazzo. Allora, adesso evoco questo. Con questa mando al cimitero lui. No, non serve a niente. Perché ce l'ho già questi. Ok, no, prendo Ben 10. Oppure prendo questo. No, non serve un cazzo questo. Quindi prendiamo questo. Adesso l'attivo ed evoco un Ben 10. Evoco uno di quelli al cimitero, va bene? Sembra un'ottima idea. Faccio così. Mandiamo il cimitero. Boh, onestamente ancora c'ho fatica a capire qual è la differenza. E via. Eccolo qua. Bene. Il microfono non c'è perché è andato a puttane. Beatrice. Attivo. Scauto questa. Mi butto questa. Che si attiva. E mi prendo in mano. Aspetta, prima bandisco. Uno e due. Cosa fa? Capirei, fa un cazzo. Sto via e via. Uno e due. Prendo in mano questo e questo. Adesso. Attivo. Tac. Me la riprendo in mano. Adesso è tempo del giga fucking Araldo, mi sa. Attivo. Mica, però una cazzata evocarlo sto coso. Cioè, detta sinceramente. E voilà. E tanti saluti. Boom. Oh, vi sembra giusto quello che sta accadendo? A me no. Domanda, chat, secondo voi... Ah no, adesso non posso più fare un cazzo, ho fatto il mio, basta. Ma con mascherina poi cosa evochi? Unicorno? Ma con chi? Vabbè, poco male. Stasera siamo cattivi, poi smetterò di giocarlo. Però l'ho fatto perché un tizio mi ha dato i soldi. Scusa, ragazzi, ma unicorno? Cioè, con chi lo faccio? Lui vuole attivare l'effetto, ragazzi, ma avete visto? Attiviamo Beatrice e poi attiviamo quell'altro. Stacco. Forse era meglio fare Araldo, tanto c'avevo già in mano ste cose qua. Vabbè, sti cazzi. Prima Araldo, poi Beatrice. Ah, ok. Ah, sì, giusto. Vabbè, niente, aggiungerò un mostro, ragazzi. Ce ne faremo una ragione. Ma con mascherina, raga, non faccio un cazzo attualmente. Ma che sei mascherina se non ho altri mostri? Ah, forse perché potrei usare Beatrice, giustamente. Prima Araldo, ok. Araldo, poi Beatrice. Oh no, ragazzi.
È la fine. Cioè, è riuscito a pescare un'altra carta. Adesso sì che sono cazzi per me. Boh, ma adesso avrebbe senso buttare Eva. Cioè, scusa, Beatrice non mi serve a niente. Vabbè, un 2005, però... Cioè, tolto quello non serve più a niente. Ora devo fare unicorno. Attivo. Scarto Max C, che tanto non serve a un cazzo. Tu torni nel deck. Via. Sparisci. Ok. Battle phase. Ti sei divertito? Vai a giocare a qualcos'altro. Allora, emergenzina. Andiamo alfa. Dico bene, sì. Scarto. Salve signor Fieri. Come sta andando con questo nuovo deck? Prendiamo un altro Ben 10? Ma sì. Ma questo serve a qualcosa? Non lo so, non me lo chiedo. Facciamo così. Natasha P, poi me lo guardo perché... Ok. Meteonis. Attiviamo. Vabbè, ma ormai ragazzi, c'è una volta che capisci la combo. Niente ruspe oggi ragazzi, niente ruspe. Quittato? Ma perché laggano tutti? Non capisco. Poi, boh, farò così. E via. Attivo! Ci prendiamo la mano lui. Vado un po' a sentimento, ragazzi, Arrivederci! No, niente. C'ho 1000 Ben 10, però sti cazzi. Hai trito le ruspe. Ragazzi, basta, l'ho già detto 1000 volte. È una sorta di penalità per la maratona. 5000 bits, poteva scegliere il deck. Il tizio ha donato 5000 bits, ha scelto il Drytron. L'ha fatto, fine. Amen, giocherò il Drytron stasera. È giunto il momento? È giunto il momento, ragazzi! È lui, non è lui! Ti stai divertendo, confessa. Sicuramente è più divertente dello Sky Striker. Proprio poco ma sicuro. Attivo. Però, cioè, il fatto che... Allora, sapete cos'è che non mi piace di questo tipo di deck? È che c'è solo una combo. Cioè, tu di fare sempre ripetizione questa. Fine. Il motivo per cui mi sono innamorato del deck ruspe è che è molto versatile. Puoi giocartela su tante cose. Cioè, è bello perché è versatile. A me piace per quel motivo lì, ragazzi. Le win condition di questo mazzo, bene o male, sono quelle. Poi, per carità, dovrò leggermi Natasha. Il 4000-4000 ho visto cosa fa, va bene anche lui, per carità. Però pensate a tutte le win condition che c'ha il deck ruspe. Può andare con il cannone per poi fare il Juggernaut. Può andare di numero 81 per la difensa. Vabbè, poveraccio questo. Ma ha senso mandare questa al cimitero? No, andiamo via questa. Poi attiviamo anche questa. Cioè, capito? Pensate alla combo Fortezza-Cittadella. Pensate a delle volte in cui vuoi andare con le ruspe, delle volte vuoi andare con i treni. Cioè, non lo so, c'ha tante cose da fare. Mi piace per quello. Se metto il True King al momento giusto, però ti blocca tutto. Parli di qui? Se ce la fanno. E per arrivare al True King devi riuscire a giocare le carte. Questo è il problema. Cioè, lui deve riuscire a farmi finire 5 negate dalla mano. L'unica cosa sono i kaiju. I kaiju si rompono il culo. Però devi averceli. Tu non è che fai... O c'hai il deck kaiju, oppure... Ce n'è uno, due. Poveraccio, ragazzi. Ma non ci sentiamo in colpa. Stiamo distruggendo dei poveri ragazzi. C'è il mago nero. Il mago nero. Non basta Nibiru? No, perché quando evochi Araldo puoi negare Nibiru. Perché è un effetto. Prossima carta. Oh Gesù ragazzi, non ha senso sto mazzo.